video, grazie per il partito. Io chiaramente non tocco il cellulare mentre guido, guardo la strada. Partiti! Complimenti alla AS Roma che in maniera magari anche lecita, dopo l'ok di questo comitato, insomma, non mi ricordo neanche il nome, GOS. Ma adesso vi racconto un po' di cose. Insomma, questo comitato che deve decidere se applicare o no regolamenti, insomma, della FIGC, poi deve controllare che cosa entra allo stadio. Comunque non c'era nessun problema, da quello che ho capito. Poi, chiaramente, nel caso, correggetemi, fischietti di plastica con la cordicella, dai, ma è una roba veramente... E no. E però la Roma chiama... Roma paura chiama la questura. Detto sempre col massimo rispetto, chiama la FIGC e poi la questura e poi ok. Va bene, va bene. Vorrei ricordare ai romanisti che stimavo che quando Lionello Manfredonia, LM, dopo aver giocato ed essere cresciuto tutta la vita nella Lazio, non solo va alla Rube, ma poi passa alla Roma dall'87 fino, mi pare, poverino, al suo infarto in campo a Bologna, dove proprio un laziale, Bruno Giordano, lo soccorre per tirargli fuori la lingua dalla gola. Va in coma Lionello e poi smette di giocare. Un grande calciatore. Oggi mi pare che lavori al Brescia come dirigente. Ecco, vorrei ricordare ai romanisti che certe cose... Cioè, nessuno pretende che le bandiere oggi ci siano. Una volta già, ecco, si poteva pretendere di più. Ma quando Lionello, cioè il laziale per eccellenza, credo che non vinca lo scudetto della Lazio, che arriva, credo, l'anno dopo di Maestrelli, Chinaglia, vabbè. Comunque fa una vita nella Lazio. E i fischietti sono le Bubba che c'ha il cellulare dietro. Qualcuno pensa ai fischietti. A proposito, scaricate l'applicazione col fischietto. C'è un'applicazione dove c'è un fischietto che si usa, tra l'altro lo si usa in strada, soprattutto le ragazze, magari i ragazzi, quando uno ha il suo fischietto, quando schiacci fa un fischio, quindi tutti con l'applicazione, si chiama, cercate fischietto su, io l'ho cercato su iOS, Apple, quel cazzo che è store, e trovi il fischietto. Io prima l'ho provato al cesso mentre facevo la cacca, ho fischiato e Frankie l'ha sentito, e quindi vuol dire che, insomma, il fischio funziona. Scaricate l'applicazione col fischietto, così non possono togliervi anche il cellulare. Bubba, bassa, perché ti scaravento il cellulare ok, dai, che devo fare veloce, che stiamo andando qui una giargianata in Svizzera a Mendrisio. Chissà che se becco Tonali a Mendrisio, che scommette. Ok, sto andando a fare la Fox Town, non so come cazzo. Non sono mai stato in questo centro commerciale, in realtà è una scusa, perché oggi è l'ultimo giorno di sole e di luce, quindi sono a Como, vado qua in Switzerland, vado a vedere questo centro commerciale dove comprerò, ve le farò vedere, solo delle calze e a rete, delle parigine, e poi le porto indietro. Poi mi fermerò sul mio lago a fare l'ultimo ape, tipo Harris Bar, tipo Cernopio, un posto carino, Villa Deo, quei posti belli, e poi bye bye! Ci vediamo a fine marzo, anzi, se qui gira male, ci vediamo a fine aprile, poi per 4-5 mesi a casa. Allora, a casa. Clima qua abbastanza non tanto mite. Comunque dicevo ai romanisti che quando Manfredonia va da Roma, loro, a parte le litigate, a parte gli striscioni, a parte le proteste, a parte che si crea addirittura il GAM, il gruppo anti-Manfredonia, cercatelo. C'era persino un coro che diceva: e se c'è il cappello sei amico di Lionello. Non mi ricordo, ci erano stati anche, purtroppo, cosa che non va mai bene, degli scontri, adesso non ricordo se in tutto lo stadio, comunque delle robe pazzesche. Ora, adesso, una volta c'erano le bandiere, non è che oggi lo sappiamo che i calciatori vanno dove cazzo vogliono, ma la questione Inter Lukaku è veramente più unica che rara, perché lui lo fa due volte, e quindi è una questione, tra virgolette, tutta nostra, diciamo, degli interisti, che hanno sentito questa
quello che ha fatto Lukaku come qualcosa di veramente brutto. Poi la storia, ieri scambiavo dei messaggi con Pistocchi, Maurizio, ciao Maurizio che saluto, la sanno solo i diretti interessati, quindi le questioni tattiche, le questioni personali, va bene tutto, però poi Lukaku fa delle robe terrificanti, cioè un po' da vigliacchetto, un po' da insicuro, cerca di guardarsi intorno pensando al futuro e cosa fa? Si mette in contatto col Milan, col BB Milan e con la Rube, una roba veramente... Poi prende per il culo gli interisti, dopo Istanbul, poi, e poi a un certo punto crede di andare alla Juve. Ah, una notizia, la benzina non si fa più in Svizzera, una volta mi hanno detto che costa come in Italia. E sti cazzi, chi se ne fotte? Vabbè, comunque, qualcuno abita qua, va bene. E quindi, una questione veramente brutta, lui si comporta veramente male, e mentre l'Inter tratta col Chelsea... lui si rende reperibile e quindi poi quando vede che la Juve pian piano conferma Vlahovic quando vede che l'operazione è difficile si rifà vivo e chiaramente prende i vaffanculo di tutti, sembra anche dello spogliatoio, okay. Quindi veramente un comportamento dove tutti i tifosi, perché ci può stare, voglio dire, Quadrado Inter e questo va di là, quello va di là, non è un po' Lucio che andò alla Juve dopo il triplete, vabbè, comunque, quindi, però questa è veramente una roba che dove tutti i tifosi dovrebbero, secondo me, capire che quello che come interisti così volevamo fare e che insomma un po' la curva aveva organizzato era una protesta civilissima proprio per stigmatizzare, per mettere davanti agli occhi di tutto il mondo, visto che Lukaku è worldwide, così come le nostre partite, per fortuna. Poi c'è Mourinho, cioè c'è veramente Inter-Roma una partitona, quindi far vedere insomma che anche magari ad altri giocatori, no? Che non si può far tutto, si può far tanto oggi. I giocatori sono professionisti e un domani potranno andare dove vogliono, magari avranno il cartellino loro. Le società non conteranno più nulla, vanno a giocare dove meglio li pagano, tipo NBA, va bene, però qui si è superato il limite, il segno, quindi qui c'era da fare, come lui ha fatto una roba pesante, qui c'era da fare una protesta, quindi io fossi stato così dentro, poi non è stata la Roma Calcio a quanto sembra così a tutelarsi da questa, non so che cosa, comunque al di là di questo, che poi sai cos'è sta roba qua, poi l'hai fomentata ancora di più, perché un pochino l'applicazione col fischietto, un pochino la gente che il fischietto, cioè o ti fanno una roba corporale, no, se no il fischietto te lo imboschi e poi fischi lo stesso, poi però gli steward la multa, qui non si capisce, dai, Bambinopoli è una partita, non è mica, cioè fischietti, roba tranquilla, infatti anche i giornalisti quelli un pochino radical chic hanno detto ma che cazzo vuol dire vietare i fischietti, al di là del danno economico, perché la curva ha postato le foto di tutti questi fischietti. Allora me lo dici un mese fa. Non è che poi, comunque, ripeto, la Roma, proprio per la storia di Manfredonia, che vi consiglio di andare a rivedere, dove hanno fatto molto di peggio dei fischietti, avrebbe dovuto avere, ma anche gli stessi tifosi, cioè solidarietà contro i calciatori che veramente... prendono le maglie e le buttano nel cesso, che siano dell'Inter, del Milan, della Roma, ok, e invece hanno deciso di dire come i bambini, i fischietti, poi Mourinho fa quello che piange, va bene, dai, una partita che gasa, domani brutto tempo a Milano, io sono ancora sul chi va là, se venire o no, ma non perché, proprio per questioni lavorative, e quindi insomma, vediamo se riesco a essere al Meazza. Intanto questo è quello che volevo dirvi, perché è giusto anche raccontare dei fatti di storia, così come ho visto la storia della curva, l'ho ripostata, a Firenze hanno fatto 10.000 fischietti contro Vlahovic, ma io mi ricordo che anche a Napoli nel 2017, correggetemi, mi pare, anche i napolisti avevano fatto i fischietti contro i Higuain, quindi li hanno fatti ovunque, oggi no. Comunque, oggi, cioè, a Milano no. Va bene, adesso mi fermo.
e va bene, sono a Como, noi abbiamo il lago con i pesciolini e voi solo la nebbia. Allora, che trasferte, cazzo, quando ci cantavano così e noi invece venivamo qua. Trasferte mitiche, cazzo. Anni 80, Como era una trasferta bellissima. Tra l'altro qui c'è la stazione, ma qui c'era quella quando si arrivava dopo, perché le prime trasferte a Como, perché poi sai c'è tanta gente che parla, ma poi non c'era, perché eravamo, io mi ricordo un Como Intercoppa Italia e siamo venuti in questa stazione. Adesso me la posso far vedere perché sto guidando, ma è la stazione quella, tra virgolette, sulla circonvallazione di Como, dove, ok, ma le trasferte quelle belle, ma quelle diciamo proprio belle, le prime a Como, le abbiamo fatte 87, 87, 88, insomma quegli anni là, le abbiamo fatte arrivando, partendo da Cadorna, dalla stazione Cadorna e con le Ferrovie Nord, quindi si partiva con questi treni, cazzo, e assurdi, e si arrivava nel centro di Como, proprio vicino a Piazza Cavour e proprio sul lungo lago, del mio lago, insomma. E niente, insomma, allo stadio Senigallia, che è proprio qua davanti a me, qua vicino. Sono contento che il Como sia in B, speriamo venga in Serie A. Anche il Lecco in Serie B. Bene, tutto il lago in Serie B, che è un grande risultato. Per il resto, insomma, ma io le squadre lombarde le tifo tutte. Comunque, sì, insomma, una roba che si poteva... Non lo so, non c'è fratellanza, non c'è... Cioè, oggi a me, domani a te, invece no. Loro mi ha fatto sta mossa, vabbè. Detto questo, della partita parleremo domani, dell'aspetto tattico. Intanto Loftus-Cheek non ci sarà nella sfida di Napoli, tra Napoli e Milan, derby. Io credo che il derby Napoli-Milan lo vinca sonoramente il Napoli, così come dissi il Milan passa in Champions l'anno scorso appena uscì il sorteggio, e poi è andata così, no? Invece qua dico che mi sa che il Napoli vince 3-4-0, e non è una guffata, è così come ho detto che passava il Milan, così come lo ricordo sempre nell'anno dello scudetto del Milan. Il Milan è andato a Napoli, ha fatto una partita incredibile, il Napoli di Spalletti del primo anno ha fatto ridere, veramente ridere i polli. Quindi notizia, Zaniolo sembrerebbe veramente non aver scommesso sul calcio, quindi Tonali veramente peggio di Zaniolo. E altre notizie, Cuadrado non so quando rientra. Tra l'altro si è fatto male al tallone d'Achille e lì è brutto, non so. E poi cosa ho letto di altre notizie? A parte Piqué che è volato giù in quel buco. E no, nulla, stamattina chiaramente sono uscite dopo che praticamente hanno detto Taremi Inter, eccetera, eccetera. Ovviamente è uscito, aspetta che c'ho il sole, è uscito Taremi Milan, chiaramente, no? Vabbè, l'altra roba che è uscita e che mi fa fare dei ragionamenti è che la Juve, a parte che il calcio mercato della Juve, cioè, hanno detto 250 cose e non hanno comprato un calciatore. Ora, che a gennaio vadano su De Paul e su Samardic, non lo so, uno costano. Però ecco, Samardic, soprattutto De Paul, mi fa venire in mente chi lo voleva, e... però non penso. Tra l'altro, notizia di oggi, la Juve consegna il bilancio alla Consob, quindi a chi gestisce poi e chi controlla le società. Ecco, intanto ci sono i tifosi del Como, ma mi sa che è finita la partita, è lo stadio di là. Tifosi del Como, i comodini. Perché ridi? Mi è venuto adesso. Ma che belle sciarpe, bianco azzurro. E come si chiamano i tifosi del Como? I comodini. I comaschi? I comaschi sono della città, i tifosi del Como. A me è venuto in mente i comodini. Va bene. Tra l'altro presto, ecco, abbiamo beccato anche l'unica partita del Como.
col traffico. E sì, lo stadio lì davanti al lago. Va bene, adesso voglio comprare gli occhiali quelli uno va la maglia maledetta gioventù. Grande, ci sarà anche il mio amico Gigetto di fare il como. Ha vinto? Vinto. Va bene. Como ha vinto, non so con chi. Ha vinto? Il Como, sì. Non vedi tutti con le sciarpe? Non lo so. Ha vinto. Sì? Sì. E perché? Allora. Allora, guarda la strada tutta rossa. Se non posso. Tutta rossa. Una volta vado a Mendrisio. Già mi scappa da pisciare. Adesso qua ci sono le strade chiuse. Allora, quante volte sono andato a Mendrisio? Lo dico io, zero. Quante volte il Como è stato in Serie B con questo seguito? Beh, poche. Bene, ha però tanti anni. Quante volte becchi la partita il sabato alle 3? Maledetto calcio. va bene, quindi il Como ha vinto, vuol dire che gioca. Che cazzo deve giocare? Sono le 16:32, alle 15, no, 14:30. Va bene, dallo stadio Senigallia, se riesco ve lo faccio vedere. Bello, ho davanti al lago. Devo girare di qua. Non so che partita sia. Non lo so, adesso guarda qui, sono fermo. Tanto tante maglie giallorosse, no? Ci sono dei giallorossi, non so che squadra sia. Giallorossi. Boh. Chi è che c'è, scusa? Di giallo rosso. Questa è la curva ospiti. Boh. La Serie B. La Roma! E figa, sono giallo rossi. Adesso voglio comprare gli occhiali quelli. Che si. Oh! Molla lo cellulare un secondo. Va bene, dai, quello che devo dire l'ho detto. Ciao, mi stoppi per piacere.